È stata una partita vera, partita contro una squadra di livello. E oggi la squadra mi ha dato un segno proprio di grande apprendimento, perché oggi è stata una partita difficile, a parte che avevamo preparato due o tre moduli perché non sapevamo bene come venivano, però soprattutto siamo partiti con, diciamo, soprattutto in costruzione, loro erano tutti chiusi, che non trovavamo mai delle verticali di passaggio. Perché dico che oggi ho visto una squadra che ha un elevato tasso di apprendimento, perché nel momento in cui abbiamo visto 3-5-2 tutto chiuso, abbiamo avuto la pazienza, abbiamo avuto la capacità di lavorare in spazi ristrettissimi in costruzione. Eravamo partiti che magari i due mediani si aprivano troppo, infatti l'abbiamo dovuto stringere, però è stato veramente fatto un lavoro di una meticolosità da parte della squadra impressionante. Infatti faccio veramente i complimenti, perché oggi non era facile. Loro l'hanno preparata per stare molto chiusi, molto accorti, era difficilissimo trovare gli spazi tra le linee, anzi quasi impossibile, tant'è vero che le giocate che abbiamo trovato erano la palla in profondità su Pietro. Però loro volevano quello, che noi iniziavamo a forzare troppo la palla in modo che la partita si sporcasse, ed era poi la loro forza, perché loro è una squadra molto fisica, molto portata a lavorare sulle seconde palle, quindi noi per forza di cose dovevamo essere bravi in costruzione. E la squadra l'ha fatto veramente bene, tant'è vero che il rigore è nato proprio su un'azione perfetta, precisa, da un lato all'altro siamo andati in attacco alla profondità. Chiaramente poi nel secondo tempo loro hanno abbassato le loro attenzioni, e quando poi si aprono gli spazi, insomma, poi è chiaro che viene fuori tutta la facilità nell'andare in porta, anche se, voglio dire, abbiamo sbagliato anche diversi gol. Sì, noi adesso abbiamo finalmente la possibilità di preparare bene questa partita, perché comunque noi andiamo di partita in partita. Ci manca ancora tante partite, perché comunque dobbiamo essere concentrati, applicati, perché nel calcio lo sapete, se abbassiamo un po' l'intensità, questa è stata una partita veramente vera, intensa, ce l'ha dimostrato che se non eravamo sul pezzo come loro rischiavamo grosso. Adesso sta settimana, adesso prendiamoci due giorni di riposo e poi prepariamo la partita col Crotone, che è una partita ancora lì che ci metterà alla prova contro una grandissima squadra, e noi dobbiamo essere bravi a fare quello che sappiamo fare. È chiaro che, voglio dire, i ragazzi se lo meritano questo apprezzamento, questo tifo, perché comunque veramente stanno facendo qualcosa di straordinario, sia a livello di numeri ma anche a livello di qualità, a livello proprio di applicazione, di sentimento. Insomma, la squadra ci ha messo del suo, però è chiaro, essere ripagati in questo modo dà una gioia immensa, indescrivibile. Poi la partita era finita, mi guardavo intorno, nessuno andava via, cioè quello significa veramente che c'è proprio il piacere, il gusto di stare dentro uno stadio. Ecco, poi quando si parla di calcio si parla sempre di televisioni, di commenti sulla televisione, ma il vero calcio è proprio questo, uno stadio pieno, perché oggi penso che ci mancava poca roba, ma era uno stadio pieno, ma poi non è che faceva il tifo la curva, era lo stadio intero, quindi veramente un abbraccio a ogni singolo tifoso del Catanzaro.